Siamo con Giulio Scarpati, attore, ed è qua per il suo libro Ti ricordi la casa rossa? Lettera a mia madre. Ecco, volevamo chiedere a Giulio Scarpati perché la necessità di raccontare questo libro. Beh, questa è una storia, insomma, autobiografica, nel senso che racconto, ripesco nei ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza per raccontare a mia madre che era malata d'Alzheimer, quindi insomma in realtà cerco di ricordare a lei le cose per ridare anche a lei quell'identità che la malattia la fa perdere purtroppo. In questo percorso, diciamo così, io poi ho ricordato anche a me stesso, quindi ho ricordato cose che anche erano anche racconti magari della, che mi faceva mia madre sulla guerra, perché lei ha avuto tutto, è scappata praticamente da Napoli e ha fatto tutta la risalita dell'Italia con le truppe alleate che salivano, quindi ha visto il bombardamento di Cassino, eccetera. E poi tutti i racconti dell'infanzia, di questo viaggio in questo posto nel Cilento, che è appunto questa casa rossa in questo posto nel Cilento, bellissimo, e che era un posto praticamente molto selvaggio, molto primitivo, e ci andava già mio nonno in vacanza da Napoli, quindi in realtà è un posto che poi mia madre sente molto suo, e quindi ho voluto raccontare a lei tutti questi ricordi, a lei che appunto non poteva ricordare più dal momento che la malattia proprio toglie i ricordi e quindi toglie anche l'identità. Certo, e per lei la casa rossa cosa significa? Cioè è una terapia, un rifugio? In realtà nell'intimo che cos'è la casa rossa? Io penso che ognuno di noi ha una casa rossa, un luogo deputato in cui magari un luogo dell'infanzia, un luogo dove magari si sono svolti anche dei passaggi importanti della propria vita. E credo che sia questo quello per me, cioè era un modo per avere anche uno spazio di libertà, se vogliamo, no? Uno spazio franco, perché in quel caso, essendo un posto molto così, potevi stare molto libero, eccetera, praticamente era un posto in cui tu potevi uscire fuori anche dalla routine, insomma, dal modo di comportarti normalmente, la scuola, no? Tutte queste, lì era uno spazio un po' più ampio, e quindi questo è servito anche a me a dare questo valore, ma ho riscontrato che molte persone hanno un loro spazio, diciamo così, franco, intimo, legato appunto a tanti passaggi della loro vita, e quindi questo aspetto, non credevo che ci fossero tanti aspetti comuni, non soltanto nel racconto dei tanti parenti di malati di Alzheimer che hanno trovato in questo libro, insomma, un'occasione anche per stare meglio, che sembra un paradosso, ma in realtà è perché ho cercato sempre di vedere la parte, cioè quella che era l'identità, quello che era per me mia madre, quello, il rapporto con lei, quello che lei ha lasciato, gli insegnamenti che mi ha dato, e quindi la vedevo tutta in senso positivo invece che in senso negativo. Invece di pensare alla perdita, pensavo a quello che avevo acquisito attraverso di lei. L'Alzheimer è una malattia molto feroce e volevamo chiederle appunto, c'è un modo all'interno del libro che lei consiglia a chi si trova di fronte ad un malato d'Alzheimer per affrontare questa malattia? Io l'ho affrontata in maniera veramente empirica. Io all'inizio non leggevo niente che riguardasse l'Alzheimer, rifiutavo anche la malattia come molti parenti e come anche molti malati che no, dicono che non è vero, eccetera, eccetera. E pian piano mi sono reso conto che l'approccio è il più istintivo possibile, il più emotivo possibile, cioè non cercare più di trovare razionalità, logica, racconto, ma vedere dall'espressione della persona in che momento mondo sta e cercare di rapportarsi istintivamente, perché quello che conta, noi ci preoccupiamo spesso che magari le persone non ci riconoscano, no? Tante volte mia madre non mi riconosceva e questo ci dà dolore. In realtà io penso che quando ci riconoscono con un sorriso, anche se non siamo quell'identità, è come se avessimo trasferito a lei un po' di serenità minima. E quindi questo è l'obiettivo, quello di comunicare, trovare il modo di comunicare. E un gesto magari è più efficace della parola, che loro chiaramente cominciano a non capire. Grazie. E l'altra cosa che, ecco, volevamo chiederle, c'è un Giulio che viene descritto nel libro, che è un Giulio, diciamo così, diverso da quello che noi vediamo oggi, cioè ovviamente ci sono due personalità che si alternano, questa sorta di dualismo di Giulio. Quale Giulio prevale in realtà in lei? Intimamente prevale Giulio il pazzo,
però sono stato bravo a non farlo capire, per cui ho messo tutto nell'arte, nel teatro, oppure nelle cose che faccio, e, però quello, diciamo così, è il Giulio creativo, il Giulio anche un po' fuori dalle righe e che ha bisogno di esprimersi, ed è la parte più artistica di me. Poi c'è la parte tranquilla, che è quella che mi fa vivere anche meglio, se vogliamo, nel senso che è la parte che dà serenità, tranquillità, magari mi si vede così. Ma, diciamo così, per comunicare, per dare emozioni, devi avere quell'altra parte lì. Quindi il pazzo serve anche al savio. E l'ultima cosa che ci tenevamo appunto a chiederle, visto che siamo qui in un festival di saggistica, Passaggi, che è un festival che si trova alla seconda edizione e sin dalla prima, insomma, ha ricevuto un discreto successo grazie appunto agli autori e ai personaggi che ha ospitato. Cosa ne pensa lei di un festival del genere in questo momento storico? Guarda, non solo saggistica, ma già parlare di libri mi pare in questo momento un atto eroico, nel senso che no, si fa molta difficoltà, no, è una società che tende un po' a saltare i passaggi, appunto, di non fermarsi a riflettere, no, sulle cose. In più la saggistica è un elemento ancora in più, se vogliamo. Ora, insomma, nel mio caso non è proprio saggistica, però voglio dire, però penso a tutti quelli che scrivono appunto di saggi, eccetera, e penso quanto sia difficile adesso avere anche un ascolto giusto, insomma, no? Quindi è un'occasione anche per confrontarsi, cioè certe volte dovremmo pensare, ed è quello che ho pensato anche scrivendo il libro, che se ci fermiamo un attimo a riflettere anche sui ricordi, sul passato, forse riusciamo anche a pensare un futuro migliore. Se invece noi andiamo sempre di forza, di fretta, certe volte è brutto dirlo, ma le malattie anche dei parenti più cari come mia mamma, mi ha fatto riflettere un po', mi ha fatto fermare un po', nel senso ho relativizzato tante cose e questo mi ha permesso anche di riflettere su me stesso, di fermarmi un attimo, di guardarmi intorno. Spesso noi non ci guardiamo intorno, andiamo dritti per la nostra strada come se il binario fosse sempre quello, ma ci sono anche ogni tanto qualche deviazione che magari ci fa fare una piccola sosta, magari ci ristoriamo un po' di altre cose e magari anche di saggi. Bene, grazie, grazie a Giulio Scarpati, Giulio Giovanelli per Passaggi.